Association. Queria agradecer a todos, porque só com vocês é a área de concentrar-se e se ler problemática da problemática do trabalho. Questa benedizione, questa situazione nasce comunque dal mio passato, perché ho avuto un passato, una adolescenza anch'io particolare. Crescendo, andando avanti con l'età, mi rendo conto che il mio passato, la mia adolescenza era molto particolare e mi ha aiutato a essere chi sono oggi. Ma mi rendo conto ora, quindi ho voluto affiancare e sostenere i giovani più possibile, rendendomi conto di quanto era importante la mia adolescenza per essere la persona che sono oggi, e questo come è nato. Innanzitutto vorrei dire che da tanti anni ero qui a vivere a Portogallo e comunque non avevo tanto occasione di fare questo viaggio. Sono contento che abbiamo fatto questo viaggio in Portogallo con la prima tappa di questa associazione, perché il nostro obiettivo è renderlo internazionale questa associazione. 2023 era dedicato all'Italia, 2024, ora prima che io giro Sandokan, faremo alcune tappe internazionali. Sono contento che ho iniziato con Portogallo perché ero molto curioso di Portogallo. Mi piace molto Lisbona, oggi abbiamo avuto una giornata splendida e quindi Lisbona, quindi Portogallo, sarà speciale perché è stato l'inizio di questo tour internazionale di Gianni Montecchino. Speriamo che la nostra associazione può aiutare più giovani, cioè oltre Italia può aiutare anche giovani in altri paesi. Per quanto sappia io, che la ricerca è sempre stata fatta, però come pur girando così tanto, non so se sia fatto, non so se è una novità nostra, io non lo so, secondo me è una cosa rara. Il fatto che sia questo una cosa pur che noi ci spostiamo ogni volta e scopriamo una città oppure un altro paese, e per me è tanto piacevole, e così mi dà opportunità di venire anche alle persone che mi hanno sempre amato e seguito, così diamo anche un'opportunità a tutti quanti di vedermi, adesso io vedo loro e così ci conosciamo, e perché è sempre una conoscenza tra lo schermo, no? Non devo andare a scrivere una storia sui social, così tutti quanti hanno anche l'opportunità di vedere la persona che seguono. Per me questo tour è stato interessante in questo senso, non è un singolo episodio che mi è piaciuto, però tutto il giro, il concetto, il format che abbiamo creato è molto gradevole secondo me, è dinamico, è questo che mi piace. E poi regalare tutti questi sorrisi, tutta questa gioia ai bambini, ai ragazzi, alle persone che mi seguono è molto prezioso. E poi facendo questo tour impariamo che è quanto semplice rendere le persone felici, anche i ragazzi ci insegnano questa cosa, è un regalo che domani anche faremo una visita all'ospedale per regalare alcuni giocattoli. Poi vedere questo sorriso nei visi dei bambini è molto importante perché ci insegna e ci ricorda.